Amici di Euromusi, siamo in compagnia di Andera, cantautrice fresca di pubblicazione del suo ultimo singolo, Ale di Rigi. Come stai? Bene, bene, grazie mille dell'invito, grazie mille dell'intervista. Tutto bene, il pezzo è uscito da pochissimo, quindi siamo nel pieno del post-release. Speriamo vada bene, incrociamo le dita. Ce lo vuoi raccontare questo singolo? Allora, questo brano è un po' diverso dagli altri, fa vedere un'anima punk rock che avevo un po' tenuto nascosta, ma che ha sempre fatto parte di me, che si sposa molto bene con la tematica perché appunto siamo in periodo di Pride, il Pride Month è appena terminato e il pezzo parla proprio di questo, cioè parla di quanto sia complicato sia internamente che esternamente, quindi all'interno della società, essere una persona queer. E lo racconta appunto tramite un arrangiamento molto arrabbiato. Insomma, c'è un'Andera che urla un po' nel microfono. Abbiamo lasciato a casa la cantautrice piagnona degli altri singoli, per tirar fuori un po' una parte di me che in realtà è sempre esistita, si era solo un po' assopita con il tempo. E questo viene dopo Giri di parole, altro singolo e sostanzialmente diverso, ma ha in comune il fatto di essere particolarmente autobiografico. Sì, sono entrambi molto autobiografici. Penso che anche da un punto di vista di arrangiamento ci siano degli elementi che ritornano, perché si sente che c'è la mia mano, perché si sente che le chitarre sono suonate da me. Non riesco a lasciare a casa le chitarrine funky che devono essere dovunque, in qualunque modo. Sono entrambi brani autobiografici, anche se quest'ultimo, rispetto a Giri di parole, vuole raccontare la storia di molti attraverso la mia. Invece in Giri di parole racconto proprio il mio vissuto, cioè la mia paura del futuro, il bisogno di avere delle certezze, di voler fare musica fondamentalmente, perché il brano parla di quello. Quindi è molto più autobiografico nel senso che racconto la mia storia. Invece Scale di Grigi, per esempio, tutta la seconda strofa parla sì di me, però parla degli altri soprattutto. Cioè l'obiettivo era cercare delle persone che si rivedessero nella mia storia. Se volessimo descrivere la musica di Andera in tre parole, Oddio, queste domande sono difficilissime. Ok, proviamoci. In tre parole. Di sicuro, come dicevamo, autobiografica, sicuramente, perché è estremamente autobiografica e molto sincera, perché la musica è sempre stato per me l'unico mezzo per potermi esprimere al 100%, spesso anche quando non riesco con le parole, il testo di una canzone e la sua musica mi aiutano ad esprimere quello che penso. E poi mi viene in mente crossover, ma non è la parola giusta, però un po' c'è, nel senso mi piace sperimentare tanto con gli arrangiamenti, mi piace unire cose che tendenzialmente non starebbero bene insieme, cercando di tenerle appunto insieme con la mia penna, quindi con la mia scrittura. Quello è un po' l'obiettivo del progetto. E dietro questo crossover cosa si nasconde? Nel senso, chi si nasconde dietro questo progetto artistico? Allora, devo dire che mi nascondo molto poco in realtà, perché quello che sentite nei brani, quello che vedete tendenzialmente sono io. Al massimo seleziono quello che faccio vedere al pubblico, ma non fingo mai di essere qualcun altro. Quello che sentite nelle canzoni è quello che penso, è quello che vivo ed è quello che provo. Quindi non direi che si nasconde qualcuno, perché alla fine ci sono sempre io. E questa cosa mi piace molto, sono molto contenta di aprire Spotify e sentire un brano che è totalmente me, sia dal punto di vista della scrittura che dell'arrangiamento. Vado molto fiera di questa cosa. Quindi direi che mi nascondo io alla fine, cioè potete vedermi, nei brani potete vedermi e sentirmi. C'è un artista da cui prendi ispirazione in particolar modo, oppure hai uno stile tuo e soltanto tuo? Allora, dire stile mio e soltanto mio sarebbe un po' troppo egocentrico, perché penso che nel 2024 avere uno stile esclusivamente proprio sia un po' impossibile. In Italia ci sono degli artisti che sicuramente hanno influenzato il mio modo di scrivere, Caparezza in primis, che è una delle mie penne preferite. Da un punto di vista rap, nell'ultimo singolo si sente, i primi dischi di Salmo, sicuramente hanno influenzato. È un artista che mi piace da impazzire, è Madame, perché mi piace la sua penna, mi piace il modo in cui si adatta agli arrangiamenti di chi di turno, le scrive i brani, quindi sì, direi Madame. Ogni tanto ti si può trovare in live su Twitch, su un canale che si chiama Allucinogeni, dico Sì, si bene? chiama Allucinogeni
con la Y, ricordatevi la Y perché è fondamentale. Era un progetto nato un po' così, un po' per divertimento, per passare tempo durante la pandemia, come tutti, come, dato che tutti ne avevamo bisogno. Non è nato come progetto solo mio, poi piano piano lo è un po' diventato, e diciamo che quello è il mio confessionale del web. E ho una piccola community che mi segue e mi piace chiacchierare con loro di cose che mi riguardano o che riguardano loro, dare retroscena di quello che accade nella mia vita in studio di registrazione. Quindi sì, ci sono molto affezionata per quello. Mi piacerebbe poterlo fare di più, ma è un po' complicato per tanti motivi. E mi aiuta a pagarmi gli studi di registrazione, quindi grazie ragazzi, siete i migliori, voi che mi seguite su Twitch. Va bene, allora ti ringrazio per averci concesso questo spazio. Grazie mille a voi. Invito tutti i nostri lettori ad ascoltare la musica di Yandera, perché merita veramente. Se ne avete voglia, passate anche su Twitch, andate a seguirla. E tra l'altro tu fai ogni tanto delle live in cui presenti la tua musica, quindi... Sì, a volte canto, suono... Dico cavolate, spesso dico cavolate. Quello lo facciamo anche noi in realtà, spesso e volentieri, però ci sta. A parte gli scherzi, ti ringrazio per essere stata grazie con ancora. Noi, per averci presentato la tua musica, il tuo progetto artistico, e ti auguriamo tutto il meglio. Grazie mille per l'intervista, grazie mille.